sentito la band pop? Sì, certo, erano famosissimi. Avevano quei capelli assurdi e quei vestiti ancora più assurdi. Che figura, tu sei uno di loro. Ad Alex Fletcher resta un'ultima chance per ritrovare il successo. Il programma si chiama Meteore degli anni 80. Veramente ci siamo sciolti nel 92, tecnicamente sono una meteora degli anni 90. Quello che gli serve? Cora Coleman, più forte di Britney e Christina messe insieme. È un pezzo di successo. Come faccio a scrivere una canzone per lei entro venerdì? Lascia stare a una strega il mio cuore. No. Un incantesimo e ritrovi l'amore. Vorrei fare due chiacchiere a proposito, che so, di scrivere una canzone. Sono qui solo per occuparmi delle piante. Sì, ma quella è di plastica. Ho conosciuto uno di quella band che ti piaceva. Mi ha invitato al suo concerto stasera. Non ci posso credere! Io vado! Dite la verità! Questi pantaloni sono troppo stretti? Ci sto. Non deve essere perfetta, tu sputala fuori. La melodia è come il sesso. Sì, sono d'accordo. Poi, quando la conosci quella persona? Quello è il testo, la loro storia. Ci vediamo. Chi sono nel profondo? Ai! Come sta il mio cantautore di successo? Sono stato a letto con Sophie. A letto con Sophie? Ai! Si è svegliata, devo andare. All I wanna do is find a way back into life. Hugh Grant. Apri, apri, c'è qualcosa. C'è più di qualcosa. Drew Barrymore. Il momento migliore degli ultimi 15 anni è stato sedermi al piano con te. È una cosa molto carina, specie se a dirlo è un uomo con dei pantaloni così stretti. Spingono tutto il sangue verso il mio cuore. Scrivimi una canzone. Ma da tempo solo un'oca per dormire. Oca non è giusto, qual è la parola? È ora. Perché dovresti dormire con un'oca? Ti assicuro che non sarebbe la prima volta.